corona virus. We've been working very hard on this. We've made tremendous progress. Nous sommes en guerre. Le nostre abitudini quindi vanno cambiate ora. Il Festival La Salute Globale è un concetto che va oltre, che si occupa delle grandi diseguaglianze, delle grandi pandemie, di come affrontare il rapporto tra ambiente e salute. La salute oggi non ha confini e quindi parlare di salute, per esempio, degli immigrati significa parlare della nostra salute, perché significa affrontare temi quali quale sarà la prossima pandemia, come si farà a sopravvivere alle malattie croniche che oggi riguardano un italiano su due. Buongiorno, buongiorno a tutti coloro che si sono già collegati, buona domenica, buongiorno a quelli che stanno per collegarsi. Benvenuti a quest'altro panel dell'ultima giornata del Festival della Salute Globale. È stata una settimana molto importante e lo sarà anche quest'ultima. Oggi, in questo momento, tenteremo di capire il valore dei numeri. I numeri legati all'epidemia da Covid, tra nuovi positivi, attuali positivi, guariti, deceduti, è una rida di numeri, ma quali sono i dati importanti per monitorare in toto la pandemia e quali sono le possibili insidie che si nascondono nei dati? Insomma, faremo una sorta di overview dei numeri della pandemia
dall'affidabilità dei test diagnostici al valore del dato epidemiologico, ma soprattutto cercheremo, come dice il titolo anche provocatorio di questo panel, cioè Covid-19 concorso di colpa, lo faremo assieme ai nostri ospiti a cui do il benvenuto, il professor Mario Plebani, professore di biochimica clinica e biologia molecolare clinica all'Università di Padova. Buongiorno professore. Buongiorno a lei, buongiorno a chi ci sta ascoltando. E al dottor Giovanni Tripeppi, che è dirigente di ricerca presso l'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, sede di Reggio Calabria. Buongiorno Giovanni, buongiorno. Buongiorno anche a lei e a tutti quelli che ci stanno seguendo. Bene, noi cercheremo soprattutto di spiegare questo titolo. È un titolo importante, il concorso di colpa. È un concorso di colpa che poi il dottor Tripeppi andrà inizialmente ad analizzare, cioè qual è l'evidenza della relazione tra l'inquinamento da ozono e il tasso di infezione Covid-19, ma soprattutto la distanza, a partire appunto dall'inquinamento, dal focolaio di Lodi a quello delle zone limitrofe che sono state analizzate nello studio. È un argomento estremamente interessante, dottor Tripeppi. Allora, come possiamo introdurre, cioè qual è veramente il rapporto da inquinamento di ozono con la distanza? Questa parola distanza che ormai è entrata nel nostro linguaggio comune, dal distanziamento sociale alla distanza non solo sociale ma anche civile, la distanza tra i territori che sono stati interessati dall'epidemia del Covid. Bene, bentrovati a tutti e grazie all'Università di Padova che nella persona del professor Plebani mi ha coinvolto in questa iniziativa. Sono d'accordo con quanto ha detto lei, in effetti siamo estremamente interessati a ragionare sulla distanza interpersonale e un po' meno forse abbiamo ragionato sulla distanza che intercorre tra un focolaio originario e ben definito di infezione che è stato il focolaio di Lodi e quello che è successo nel nostro paese. Quindi se siete d'accordo io inizierei la mia presentazione così affondiamo il coltello nell'argomento. Bene, i dati che vi presento sono dati relativi a questo lavoro che è stato recentemente accettato per la pubblicazione, la notizia di qualche giorno fa, sulla rivista European Journal of Public Health. Qual è l'obiettivo di questo lavoro? L'obiettivo di questo lavoro è stato quello di analizzare la diffusione dell'epidemia da SARS-CoV-2 e della mortalità nel nostro paese, tenendo conto di una variabile finora trascurata, che è la distanza dal focolaio originario di Lodi. Oltre al sottoscritto hanno contribuito a questo lavoro il professor Mario Plebani, il dottor Giorgio Iervasi e le colleghe ricercatrici Leonardis, Gori, D'Arrigo e Fusaro. In particolare la dottoressa Fusaro è ultimo nome di questo lavoro perché, in ossequio a quelle che sono le norme editoriali, ha contribuito parimenti al sottoscritto a sviluppare l'idea e a interpretare i dati. Noi tutti sappiamo che il distanziamento sociale è un presidio di fondamentale importanza per cercare di limitare la diffusione dell'epidemia ed è a tutti nota la raccomandazione da parte degli esperti di mantenere a 1-2 metri la distanza interpersonale in condizioni diciamo ambientali normali. Quindi 1-2 metri è la distanza di sicurezza, una sorta di zona rossa fra le persone. Addirittura vi è una crescente evidenza
che ci dice che questa distanza interpersonale, qualora non si usasse la mascherina, dovesse in qualche modo tener conto di quelle che sono le condizioni ambientali, quindi per esempio la presenza di aerosol nell'aria oppure di particolato. Ma una cosa è, la possiamo dire con certezza, 1 o 2 metri non è una distanza scelta a caso, ma si basa su specifiche considerazioni di carattere scientifico che abbiamo derivato anche dalle precedenti epidemie. La definizione della distanza minima di sicurezza, non più tra gli individui, ma di una città da un ben definito focolaio di infezione, rappresenta un altro elemento chiave per in qualche modo cercare di bloccare la diffusione dell'epidemia. Tuttavia, al momento non esiste un metodo standardizzato, basato cioè su un approccio scientifico, per definire in maniera oggettiva il raggio della zona rossa intorno ad un focolaio ben circoscritto nelle fasi iniziali di un'epidemia con elevato R0. Noi tutti sappiamo che verosimilmente la comunità focolaio dell'infezione da SARS-CoV-2 nel nostro paese è stata rappresentata dalla comunità di Codogno, che si trova all'interno della provincia di Lodi. E allora noi ci siamo posti una domanda, e la domanda è tutto sommato semplice: qual è la distanza minima dal focolaio di Lodi che minimizza le conseguenze sulla salute pubblica in termini di diffusione dei casi di SARS-CoV-2 e di mortalità nelle province limitrofe alla data del 21 marzo 2020? E quindi abbiamo sviluppato un metodo per derivare in maniera oggettiva il raggio della zona rossa. Abbiamo definito questo metodo utilizzando un acronimo HOP, che è derivato dai termini che vedete nella slide, dove HOP vuol dire speranza. Quali sono gli obiettivi dello studio? Sostanzialmente gli obiettivi sono dare delle risposte a delle domande, e prendiamo in rassegna ciascuna di queste domande. Esiste intanto un rapporto tra distanza da Lodi, il focolaio originario dell'infezione da SARS-CoV-2 in Italia, di ciascuna provincia italiana e il totale dei casi di SARS-CoV-2 nelle stesse città al 21 marzo 2020, che è il giorno precedente la pubblicazione del DPCM che ha ulteriormente esteso restrizioni a livello nazionale. Intanto diciamo subito che al 21 marzo 2020 i casi totali di infezione da SARS-CoV-2, inclusi casi attivi, pazienti guariti o dimessi e deceduti, sono stati 53.578 su una popolazione di circa 60 milioni di abitanti. Quello che vedete in questa diapositiva è il grafico che descrive il rapporto esistente fra distanza di ogni provincia italiana dal focolaio di Lodi e i casi totali di infezione riscontrati in ciascuna provincia alla data del 21 marzo 2020. I pallini colorati identificano le province di 5 regioni, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto e Trentino Alto Adige, mentre i pallini bianchi sono le rimanenti province italiane. Cosa vediamo da questo grafico? Intanto vediamo che in tutte le province italiane il rapporto tra casi di infezione da SARS-CoV-2 e distanza da Lodi è di tipo non lineare. Ecco, cosa significa? Notiamo anche un'altra cosa. Scusi se la interrompo un attimo. Ecco, cosa significa distanza non lineare? Cioè, perché questo è un concetto che credo sia importante approfondire. Ok, rapporto non lineare vuol dire che non segue una retta di regressione. Vedete, ci sono alcune province che sono quelle in bianco, dove sostanzialmente c'è un andamento, la distribuzione dei casi è uniforme per quanto riguarda la distanza da Lodi, e poi a un certo punto, al di sotto di una certa distanza, a ridursi della distanza, aumentano in maniera importante i casi di infezione da SARS-CoV-2. In particolare, lei qui ha centrato l'argomento, un più alto incremento dei casi per unità di distanza da Lodi interessa principalmente le province della Lombardia e quelle delle regioni limitrofe, Piemonte, Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige e Veneto, e quindi queste 5 regioni e le relative province hanno meritato una particolare attenzione da parte nostra, e siamo andati ad analizzare cosa succedeva in queste 5 regioni. È stata per noi l'occasione di rispondere alla seconda domanda,
ovvero nell'area intorno al focolaio di Lodi, cioè l'area comprendente le province della Lombardia e delle regioni limitrofe, un totale di 38 province che interessa circa 25 milioni di abitanti, è possibile individuare il raggio ottimale dell'area di quarantena, ovvero la distanza ottimale da Lodi che minimizza la diffusione dell'epidemia e l'eccesso di mortalità nelle città vicine alla data del 21 marzo 2020. Abbiamo fatto un'analisi ristretta a queste 5 regioni, dicevo per un totale di 38 province, e sottolineo che i dati sono i casi totali di infezione da inizio epidemia che si sono accumulati alla data del 21 marzo 2020. Quindi qui vedete dei pallini che identificano le varie province. Abbiamo utilizzato un'analisi che è l'analisi del breakpoint. Dato lo scopo divulgativo di questo incontro, io non mi addentro nei dettagli matematici o statistici. Dico semplicemente che questa tecnica è una tecnica che permette di identificare o il valore della distanza, nella fattispecie la distanza da Lodi, al di sotto della quale il rapporto tra la distanza stessa e i casi totali di infezione cambia in maniera statisticamente significativa. Abbiamo applicato questa analisi e abbiamo trovato, vedete, un break point a 92 chilometri. Ciò vuol dire che la distanza da Lodi, se tracciamo un cerchio intorno a Lodi, dato Lodi come centro di questo cerchio, un raggio di 92 chilometri è il raggio che minimizza i casi, la diffusione, diciamo, dell'epidemia in termini di casi totali l'infezione da SARS-CoV-2 nelle città limitrofe. Abbiamo dato anche una misura di incertezza di questo valore, d'accordo? Però è ragionevole pensare che 92 chilometri sia il raggio che minimizza la diffusione di questi casi nelle città limitrofe. Non ci siamo fermati a questo. Abbiamo guardato anche, abbiamo applicato l'analisi del breakpoint al rapporto tra l'aumento percentuale della mortalità da tutte le cause tra gennaio e marzo 2020 e il tasso medio di mortalità dello stesso periodo negli anni 2015-2019. È una misura relativa, non abbiamo utilizzato i casi di morte verosimilmente dovuti al Covid, perché c'è ancora incertezza sulla questione morire o morire per il Covid. E allora abbiamo utilizzato una misura oggettiva, direi anche robusta. Ciò che è successo nel primo trimestre rapportata a ciò che è successo, abbiamo applicato anche qui l'analisi del break point. Abbiamo identificato un altro valore che è 140 chilometri. Quindi risposta alla seconda domanda è la seguente, cioè 92 e 140 chilometri sono emersi come i raggi della zona rossa intornizzano rispettivamente i casi di SARS-CoV-2 e la mortalità nelle province limitrofe durante la prima fase del... Siamo andati anche a guardare casi totali di infezione da SARS-CoV-2 e questo aumento percentuale della mortalità. Guardate, abbiamo trovato un'associazione molto stretta. Tanta, questo coefficiente, il coefficiente di correlazione, più è vicino a 1 vuol dire che più forte è l'associazione. Ma va anche detto che in epidemia non implica causalità, io questo lo voglio ribadire in maniera chiara, ma comunque un'associazione così forte tra casi totali di infezione da SARS-CoV e l'eccesso di mortalità registrato in queste province fa comunque molto riflettere sul ruolo che ha avuto o può aver avuto l'infezione da SARS-CoV e la mortalità osservata in quelle sfortunate province. Allora passiamo al terzo obiettivo. Il terzo obiettivo è rispondere a questa domanda. L'inquinamento da ozono modifica il rapporto tra distanza da Lodi e sulla salute pubblica dell'epidemia da SARS-CoV-2 osservata nelle province lombarde e in quelle limitrofe? A pari di altri studi ha dimostrato che i valori medi dei giorni con ozono superiore a 120 microgrammi metro cubo, che è la soglia allerta per quanto riguarda l'inquinamento da ozono nei 3 anni precedenti, erano correlati in maniera diretta
ai casi di SARS-CoV-2 registrati nelle province e non entro nel merito delle questioni del coefficiente di correlazione, ma dobbiamo interpretarlo così il dato, cioè che all'aumentare maggiore l'inquinamento da ozono, i casi di infezione da SARS-CoV-2 e maggiore la mortalità nelle province della Lombardia e delle regioni limitrofe. Ma la domanda che ci eravamo poste è leggermente diversa. Non intendevamo analizzare il rapporto fra ozono e casi di infezione, tra ozono e eccesso di mortalità. Questo dato è stato già abbastanza, diciamo, sviscerato in letteratura. Noi ci siamo domandati se l'inquinamento da ozono modifica il rapporto fra la distanza da Lodi e i casi di SARS-CoV-2 e la mortalità. Quindi come abbiamo proceduto? Abbiamo diviso le 38 province sulla base del valore mediano dei giorni con O3, cioè con inquinamento da ozono, maggiore di 120 microgrammi per metro cubo. Quindi abbiamo diviso le nostre province in due gruppi. Un gruppo di province ad relativamente più alto inquinamento da ozono e un gruppo di province con relativamente più basso inquinamento da ozono. Pallini grigi per quelli con ozono, con inquinamento da ozono relativamente maggiore, pallini bianchi le province con relativamente più basso inquinamento da ozono. E allora siamo andati ad indagare il rapporto fra la distanza da Lodi e i casi totali di infezione da SARS-CoV-2, prima di tutto nelle province con relativamente più alto inquinamento da ozono. Guardate, abbiamo trovato una associazione molto stretta. Che vuol dire questa associazione? Vuol dire che quando la distanza da Lodi si riduce in media di 50 km nelle province, interessando le province con maggiore inquinamento da ozono, il numero dei casi totali di SARS-CoV-2 aumenta in media di 13 ogni 10.000 abitanti. D'accordo? Siamo andati a fare la stessa analisi nelle province con relativamente più basso inquinamento da ozono. Guardate, sostanzialmente non abbiamo trovato alcuna associazione fra distanza da Lodi e casi di infezione di SARS-CoV-2. In altre parole, la differenza tra ciò che abbiamo trovato nelle province con relativamente più alto inquinamento da ozono con ciò che è accaduto nelle province con relativamente più basso inquinamento da ozono è statisticamente significativa, cioè è improbabile che sia dovuta al caso. Abbiamo fatto la stessa analisi anche in rapporto alla mortalità. Siamo andati a guardare ciò che è successo nelle province con relativamente più alto inquinamento da ozono e abbiamo trovato un'associazione molto stretta. Nelle province con più elevati inquinamento da ozono, in quel mese, fino al 21 marzo 2020, quando la distanza da Lodi si riduce di 50 km, si osserva un incremento di mortalità dell'81%, mentre solo del 12%, se non ricordo male, 13%, nelle province con relativamente più basso inquinamento da ozono. E anche in questo caso la differenza è statisticamente significativa fra questi due andamenti. In epidemiologia ecco, c'è un problema importante che... Prego. Dottore, la interrompo un attimo, ma ecco, alla luce di questi numeri di distanze, ok, come spiega lei... se si può aprire, diciamo così, una finestra di riflessione con l'estendersi della pandemia al centro-sud, cioè questa seconda ondata ha portato un dato di prevalenza in Campania, in Calabria. Ecco, le distanze quanto contano? Secondo me, nella prima fase dell'epidemia, il sud è stato risparmiato dalla diffusione del contagio grazie alla distanza da Lodi. Abbiamo avuto più tempo per organizzarci, più tempo per prendere diciamo di familiarità e dimestichezza con il problema. Sostanzialmente il virus qui da noi non era arrivato. Vi ricordo che il 21 marzo noi abbiamo avuto il picco dei nuovi casi in Italia con 6.557 nuovi casi. Quindi per spiegare quello che è successo dobbiamo necessariamente fare riferimento al periodo. In quel periodo la distanza ci ha salvato. Successivamente c'è stata l'estate,
Il problema lo abbiamo in parte dimenticato e quindi io ritengo che i comportamenti delle persone e la non aderenza a quelle che sono le prescrizioni che ci provengono dal Comitato Tecnico Scientifico abbiano determinato il problema a cui stiamo assistendo. Stiamo anche noi del Centro-Sud prendendo coscienza di ciò che sta accadendo, soprattutto prendendo coscienza di una sanità che, per quanto c'è una grandissima buona volontà da parte degli operatori, non è sufficientemente attrezzata. Quindi io sono fiducioso che inverteremo il trend. Però ecco, in questo periodo da noi, nel periodo successivo all'apertura, sono stati i comportamenti delle persone che a mio avviso hanno determinato il tutto. E poi un'altra differenza può essere dovuta al fatto che nelle regioni, nelle province del nord, pensiamo per esempio a Bergamo, le persone sono già venute a contatto con il virus e quindi hanno sviluppato una sorta di immunità che noi non abbiamo. Però io ritengo che la ragione prevalente siano i comportamenti che noi abbiamo adottato e che ci hanno esposto il fianco all'aggressione, perché un'aggressione è da parte del virus. Bene, ecco, continuando nel suo studio, proseguiamo, perché questa analisi, diciamo così, delle distanze è decisamente importante per riuscire a individuare poi anche dei meccanismi che possono essere di prevenzione per il futuro, giusto? Assolutamente. Noi abbiamo proposto uno studio. Il nostro studio propone un modello, ma come tutti i modelli va validato. Noi speriamo che altri ricercatori si interessano a questo modello, lo vadano a validare identificando i punti di forza ma anche i punti di debolezza. Però va validato. Bene, le conclusioni di questo studio, a che punto, cioè, ci sono già delle conclusioni, diciamo così, certe a cui possiamo attingere? Nell'ambito dell'epidemiologia è difficile poter dire che siamo di fronte a risultati certi. Sicuramente l'ozono è un modificatore d'effetto per quanto riguarda il rapporto fra la distanza da Lodi e i casi di infezione da SARS-CoV-2. Ma poi farò vedere nelle slide successive anche un'altra domanda che è di fondamentale importanza, a cui abbiamo dato una risposta. Prego, avanti allora. Ci dia delle risposte che siamo tutti ansiosi di averle. Grazie, eccoci, arriviamo. Quindi questi risultati suggeriscono che nelle fasi iniziali dell'epidemia la coesistenza tra ridotta distanza dal focolaio di Lodi ed elevati livelli di inquinamento da ozono possano aver svolto un ruolo critico nel determinare la diffusione dell'epidemia ed aumentare il rischio di mortalità nelle province della Lombardia e nelle regioni limitrofe. Poi abbiamo la quarta e ultima domanda. Dato che al 21 marzo 2020 la Regione Veneto ha effettuato un numero maggiore di tamponi rispetto a quelli effettuati in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Trentino-Alto Adige, ci siamo chiesti se questa strategia si è tradotta in un minor numero di casi di SARS-CoV-2 e in una minore mortalità nelle province venete rispetto alle province delle altre quattro regioni. Abbiamo cercato di dare una risposta a questa domanda in maniera pragmatica. Per prima cosa, vediamo come al 21 marzo 2020 stavano le cose per quanto riguarda la frequenza dell'uso dei tamponi. Abbiamo fatto un'analisi che coinvolgeva ovviamente il Veneto, il Trentino, la Lombardia, l'Emilia-Romagna e il Piemonte. E i dati sostanzialmente erano questi. Il Veneto era la regione che ha effettuato un maggior numero di tamponi per abitante rispetto alle altre regioni di cui stiamo parlando. E allora, come abbiamo dato una risposta a questa domanda? Abbiamo fatto sempre riferimento al rapporto fra distanza da Lodi, casi totali di infezione di SARS-CoV-2 e tra distanza da Lodi e aumento percentuale della mortalità sempre nell'ambito delle province di quelle cinque regioni. Guardate, le province del Veneto sono indicate in celeste, tutte le province di altre regioni con colori differenti. Cosa si vede? Si vede che nelle fasi iniziali dell'epidemia il numero di casi di
infezione di SARS-CoV-2 nelle province del Veneto non differisce in maniera sostanziale da quello riscontrato in altre province del Piemonte e dell'Emilia-Romagna a parità di distanza da Lodi. E la stessa analisi effettuata in rapporto alla mortalità ci dà sostanzialmente risultati analoghi. Vedete, nelle province del Veneto, situate ad oltre 140 km da Lodi, l'eccesso di mortalità risulta sovrapponibile a quello delle province dell'Emilia-Romagna, a qualche provincia del Piemonte, ovvero due regioni nelle quali il numero dei tamponi era inferiore del 50 e del 77% rispetto a quelli effettuati in Veneto. Quindi, dal nostro punto di vista, qualunque intervento di sanità pubblica sia stato fatto in quel periodo non può non tener conto della distanza da Lodi. E siamo andati anche a guardare come stavano le province del Veneto per quanto riguarda dove si collocassero le province del Veneto per quanto riguarda il problema dell'inquinamento da ozono. La stragrande maggioranza era inferiore alla soglia dei 52 giorni, che è il valore mediano che abbiamo scelto per fare quell'analisi di modifica dell'effetto. Siccome noi siamo interessati a trovare, ad avvicinarci quanto più possibile a ciò che è vero, non ci siamo fermati solo a questa analisi. Abbiamo fatto anche un'analisi dei casi denti che adesso a breve vi presento. Ma prima di andare a quei casi, vi faccio notare quanto è critica, diciamo, il considerare la distanza da Lodi. Guardate, questi sono i dati realmente osservati per quanto riguarda i casi totali di infezione per 10.000 abitanti nel Veneto e questi sono i casi totali in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Trentino Alto Adige. Sappiamo già che la differenza tra questi andamenti, 1 e 2, è statisticamente significativa. E alla stessa maniera vi è una differenza importante nell'eccesso di mortalità tra il Veneto e le altre regioni. Vedete, in Veneto c'è una più bassa mortalità e una più bassa, diciamo, prevalenza dei casi di infezione da SARS-CoV-2. E allora ci siamo fatti una domanda. Quale sarebbe stata la situazione in Veneto se le province del Veneto si fossero trovate ad una stessa distanza da Lodi? Cioè, se tutte le province del Veneto e delle altre regioni avessero avuto la stessa distanza da Lodi, sostanzialmente non avremmo alcuna differenza. In altre parole, la distanza da Lodi è un elemento critico per giudicare spesso in Veneto e nelle altre quattro regioni nelle fasi iniziali dell'epidemia. Ecco, a parità bene, di dottore, distanza da possiamo, scusi se le faccio questa breve interruzione, ma anche per rispettare i tempi, le chiedo se alla luce di tutta questa risultanza di numeri, di indagini e di dati, possiamo arrivare a delle conclusioni che facciano capire esattamente qual è, cioè quanto è importante l'elemento della distanza. Allora, la distanza da Lodi è importante per varie ragioni. Intanto, in base a quello che ho detto inizialmente, ci ha consentito di mettere in piedi un metodo per identificare il raggio della zona rossa intorno a un focolaio di infezione. E questo è il che ha, diciamo, il considerare la distanza da Lodi come variabile. La distanza da Lodi ci è anche servita per vedere l'influenza dell'inquinamento da ozono sul rapporto tra sempre la distanza da Lodi, i casi totali di infezione da SARS-CoV-2 e l'eccesso di mortalità. Per considerare la distanza da Lodi ci ha messo nelle condizioni di dire, attenzione, che non abbiamo evidenza, io questo voglio essere chiaro, non c'è evidenza dell'assenza di effetto da parte dell'uso dei tamponi. Il nostro studio non prova questo, perché dire che c'è evidenza dell'assenza vuol dire effettuare altri studi che dimostrino questo, ma sicuramente il nostro studio riporta una assenza di evidenza, cioè a parità di distanza da Lodi, l'effetto della maggiore frequenza dell'uso dei tamponi non emerge. E quindi è necessario fare ulteriori studi, considerando anche il numero dei tamponi a livello provinciale, ma è indispensabile, e queste sono le conclusioni del nostro lavoro, tenere conto della distanza
distanza da Lodi, tanto da Ozzuno. Solo tenendo conto di queste ulteriori variabili, a nostro avviso ci possiamo avvicinare alla verità delle cose. Dottor Tripeppi, grazie mille, è stato decisamente importante e un contributo fondamentale per riuscire a capire cosa è successo, ok, e cercare di, alla luce di questo studio e di queste evidenze che sono emerse, anche poter contribuire naturalmente alla circoscrizione dell'epidemia in questo momento e in quello che potrà essere in un futuro che speriamo non sia così drammatico come quello di marzo. Ma ecco, dottor Plebani, proviamo a dare un concerto anche su quello che è il diciamo così, l'importanza di contare i numeri della pandemia dal punto di vista scientifico. In questi mesi siamo stati bombardati, no, come dicevo in apertura, di numeri, di dati. Il più delle volte hanno provocato anche un forte allarme sociale, almeno nella prima parte di marzo, e come diceva il dottor Pripepi, ci hanno costretto, tra virgolette, a osservare quelle distanze che hanno portato anche a un rientro, diciamo così, in termini abbastanza buoni della pandemia. L'estate non ci è stata favorevole per una non osservanza dei comportamenti sociali, oggi rischiamo di essere da capo, ma resta sempre un punto di fondamentale importanza, cioè capire quali sono le fonti affidabili per capire quali sono le dimensioni della pandemia. Parliamo sempre di contagiati, di tamponi positivi, di pazienti ricoverati, di pazienti deceduti per o con Covid-19, ma qual è la verità in questo momento? Innanzitutto grazie. Mi permetta anche di dire due parole, perché siamo verso la fine di questa edizione del Festival e io sono onorato di aver curato a nome dell'Università di Padova il contributo di molti dei nostri scienziati e ricercatori. Devo ringraziare quindi Stefano Vella, devo ringraziare Walter Ricciardi, devo ringraziare l'editore La Terza, devo ringraziare ovviamente il mio rettore Rosario Rizzuto per avermi dato per la seconda volta questa opportunità, e naturalmente il mio auspicio è che il prossimo anno si torni ad un Festival della Salute globale in presenza, anche per avere una possibilità di miglior dialogo. Se gentilmente mi date le diapositive, cerchiamo di dare delle risposte alle domande, sapendo che dare delle risposte significa misurarsi con l'umiltà che qualsiasi ricercatore deve avere in questo momento, perché abbiamo capito quanto sia difficile l'interpretazione di questa pandemia e quanti problemi siano aperti. Ecco, il problema, appunto, come ha introdotto Luca Borghi, è che noi abbiamo dei dati giornalieri che ci dicono qual è il numero dei contagiati, qual è il numero dei tamponi positivi, qual è il numero dei ricoverati, quali sono i pazienti deceduti per o con Covid-19 e qual è il numero che ostinatamente ci può dare indicazione di come stanno andando le cose e qual è la vera dimensione della pandemia. E probabilmente nessuno del unicamente preso a sé stante. Di certo noi abbiamo imparato a distinguere, o dovremmo aver imparato a distinguere, due concetti che gli statistici maneggiano ogni giorno e che invece sono un po' ostici per noi: il concetto della diversità tra la prevalenza di una malattia, in questo caso la prevalenza dell'infezione da SARS-CoV-2, in cui vedete che noi abbiamo un numeratore che sono tutti i casi dei pazienti fratto l'insieme della popolazione, cosa che può essere fatta con un'unica indagine e ci dà l'idea dell'impatto della malattia nella popolazione.
Mentre invece quello che ci interessa in questi giorni sempre più è l'incidenza, cioè quali sono i nuovi casi rispetto alla popolazione. Questo vuol dire che dobbiamo fare delle indagini continuative, quindi passiamo da una fotografia a un filmato perché ci interessa capire qual è l'evoluzione della malattia. I due concetti sono tutti importanti, ma differenti nella loro essenza. E questo lo vediamo spiegato in questo grafico, se mi consentite, in cui vediamo, per esempio, nell'esperienza della Germania, come il concetto di prevalenza della malattia sia confuso anche dai ricercatori, perché in realtà questi sono dati di incidenza e ci mostrano la popolazione di due città diverse nel basso, come incide nella popolazione della città dell'intera Germania rispetto a una città che è quella di Lubecca, e i dati invece dei casi confermati in blu rispetto ai pazienti ricoverati e quelli che invece hanno un'infezione attiva. Quindi quando guardiamo questi dati vediamo cose diverse. E per avere allora un'idea, cominciare una spiegazione, diciamo che i tamponi, cioè quindi l'indagine molecolare, non è idonea a misurare la prevalenza della malattia, perché né il numero di malati in sé né il numero dei tamponi, cioè i soggetti positivi, sono un indicatore affidabile. E per spiegare questo ricorro al fatto, che è il concetto che è ormai noto, che contando solamente i malati sintomatici e confermati anche dal molecolare, cioè dal tampone, o i soggetti che abbiano, quindi anche gli asintomatici, ma con positività del molecolare, cioè del tampone, è stato visto nella letteratura un sottodimensionamento della presenza dell'infezione. Cioè l'infezione in realtà è molto più presente di quella che si misura andando a vedere con il tampone, con il molecolare, i malati sintomatici o asintomatici. Guardate, questo è venuto chiaro specialmente da questo lavoro. Il primo autore è impronunciabile, sono colleghi islandesi che hanno dimostrato che in Islanda il 44% di persone infettate in realtà non aveva avuto una diagnosi, cioè la diagnosi non era stata fatta e non aveva avuto il test molecolare. Poi vi dirò come hanno fatto allora a dire che hanno avuto la malattia. E un'altra prova è questo studio in cui il termine sieroprevalenza vuol dire che è stata fatta un'indagine, che è esattamente quello che hanno fatto anche gli islandesi, per vedere se c'era nei soggetti uno sviluppo di anticorpi specifici verso il virus, quindi il virus SARS-CoV-2. E in Francia si è visto che la sieroprevalenza è risultata circa dell'8%, mentre se avessimo guardato, e loro hanno guardato, la positività al tampone, il dato sarebbe stato 0,5%. In questo gruppo, che erano donne gravide, ebbene, vediamo anche che circa il 50% non aveva mai avuto sintomi. Ed ecco spiegato perché la positività al tampone è così bassa, perché non avendo avuto sintomi e non conoscendo in quel momento il problema degli asintomatici, non sono state sottoposte all'indagine molecolare. Ricordo che oggi un caso di Covid deve essere per definizione confermato dallo studio del molecolare, cioè del tampone. La stessa cosa è stata vista in Spagna, dove solo il 20% di sintomatici positivi ha eseguito un tampone e gli asintomatici sono risultati pari al 22-36% a seconda di come era stato studiato, se con un metodo di laboratorio o con un metodo rapido. E vedete che questo significa che 1 milione nell'intera popolazione è in realtà composto da soggetti asintomatici. Questo è un dato molto interessante. Veniamo all'Italia. Il gruppo di Remuzzi nell'area di Bergamo, il chilometro rosso, ha visto che il 96% delle infezioni provate con l'analisi degli anticorpi, la sieroprevalenza, è risultato non rilevato. Quindi in quell'area
pensate che il 96% di persone che hanno avuto un contatto con il virus non era stato rilevato e la sieroprevalenza è risultata del 38,5% e addirittura del 56,7% per i cittadini di Nembro. Questo va molto vicino quindi a quello che ci ha detto Giovanni Tripepi prima. Il nucleo, il centro dell'infezione, la bomba virale è stata in quell'area e quello che ci dice anche il lavoro di Remuzzi, se noi andiamo a vedere la letalità, secondo questo studio, la letalità è dell'1%. Ma la letalità dichiarata in quell'area, e tutti ci ricordiamo purtroppo di aver visto le bare nei camion militari che si allontanavano da Bergamo, era del 22%. Allora qual è la stima della corretta della letalità? Nessuna delle due, perché l'1% di Remuzzi è perché quei soggetti sono soggetti giovani che andavano a lavorare al Mario Negri o in un'altra realtà produttiva di vicino, e in realtà quindi sottostima un dato della mortalità che è associato, come ben sappiamo, all'età in cui c'è la malattia. Ecco, dottore, guardi, è arrivata proprio in questo momento una domanda che è relativa ai tamponi e quindi gliela sottoporrei immediatamente. Un nostro ascoltatore ci dice: il Veneto ha isolato immediatamente i focolai, l'ospedale di Schiavoni è rimasto chiuso per un mese al contrario di quello di Codogno ed altri focolai lombardi. Quindi i tamponi servono veramente ad individuare i focolai? Assolutamente sì, e questo è stato provato dallo studio di voi. Assolutamente sì. Altra cosa è che, oltre ad aver creato l'area rossa nell'area di Vo, e quello mi riallaccio a quello che ha detto prima Giovanni Tripepi, di per sé lo strumento molecolare che ha isolato l'area, ripetiamolo, nell'estensione invece a tutto il Veneto non ha dimostrato per il momento di diminuire la mortalità. Ma questo è perché anche abbiamo imparato solo dopo come utilizzare i dati del tampone per il contact tracing o quello che Andrea Crisanti chiama network tracing e quindi utilizzarlo nel modo migliore. Bene, proceda pure, eravamo rimasti al tasso di letalità. Esatto. Quindi la letalità, vedete, è il rapporto tra il numero di morti e il numero delle persone affette dalla malattia in una data data e una data popolazione, e abbiamo capito perché quindi cambiava. Come pure l'R con zero di cui tanto sentiamo parlare, tenete conto che ancora oggi i positivi asintomatici non vengono inclusi nel calcolo e sono esclusi anche i famosi soggetti superinfettanti. Questo vi spiega perché un dato da solo, anche se validato, non sia in grado di darci l'idea della complessità invece che la pandemia rappresenta. E andiamo a una cosa importante, perché credo che a molti interessi, perché ci sia un passaggio oggi dal molecolare, dal tampone molecolare, a quello che chiameremo l'antigene rapido, che in realtà dopo spiegherò meglio. Il dato nasce da questa informazione che ci ha dato qualche mese fa il Center for Disease Control statunitense, che dice che negli Stati Uniti, paese che ha gestito malissimo la pandemia, molto peggio del nostro paese, il 60% dei laboratori americani dichiara di non essere in grado di fare il test molecolare. Ebbene, in quel paese solo il 10% degli infetti è stato rilevato. Quindi loro non sono stati capaci di rilevare il 90% della realtà che si è presentato in quel paese. E allora la proposta è di sostituire il test molecolare, che ha un'alta sensibilità, con un test che non è che l'antigene sia rapido, è il test che è rapido e misura l'antigene, cioè invece che misurare l'RNA virale andiamo a misurare la proteina. E questo è molto importante che venga capito: questa nuova strategia si basa sulla frequenza di determinazione del test antigenico
che deve essere molto maggiore del molecolare per catturare la positività. In poche parole, se col molecolare prima mi accontento di fare un tampone e poi casomai di seguire la scomparsa della positività, con il test rapido antigenico che ha una sensibilità minore, per essere sicuro che un risultato non sia falsamente negativo, devo fare delle determinazioni ripetute. Questo deve essere molto chiaro, altrimenti il dibattito tra test antigenico e molecolare, come dice, certo, come vorrei dire, viene alterato da un bias di fondo. Bias vuol dire da un'incapacità. Ecco, questa diapositiva mi piace molto perché vi fa vedere la probabilità di rilevare l'infezione con che cosa? Con il test rapido rispetto alla determinazione del tampone in molecolare e poi compare la determinazione degli anticorpi. Perché gli anticorpi non funzionano all'inizio della malattia? Perché il nostro sistema immunitario li produce come minimo a partire da 9 giorni dopo l'avvenuta infezione. Quindi non può mai sostituire il test molecolare o l'antigenico. Ma il test sierologico, cioè la ricerca degli anticorpi, serve moltissimo. Questa è un'esperienza che è stata fatta in Svizzera, vicino a noi, e che vi dimostra come loro già avessero, alla fine della prima ondata, potuto, in base ai dati della sierologia, predire la seconda ondata e dare delle indicazioni quindi di misure che poi non sono state rispettate nel nostro paese, come vi ha detto Giovanni Tripepi. E hanno esaminato, non c'è molto tempo, ma in questa diapositiva molto bella vedete che sono state esaminate i vari cantoni, varie sottopopolazioni più o meno a rischio, e sono state quindi catturate delle informazioni preziose. Queste informazioni anche noi le abbiamo messe a disposizione della letteratura andando a studiare gli operatori sanitari delle aziende del Veneto, azienda ospedaliera di Padova e Verona, e abbiamo contribuito a chiarire delle cose che adesso vi farò vedere, che non sono molto chiare nella letteratura mondiale. Ad esempio, questi sono i dati della prevalenza di anticorpi specifici per SARS-CoV-2 in varie aree di quel paese. Ecco, voi vedete che è clamoroso, c'è un'elevatissima prevalenza della malattia nell'area metropolitana di New York, mentre bassissima nell'area di San Francisco, dove molti di noi piacerebbe abitare, e intermedia nel Connecticut. E quali sono le spiegazioni che noi possiamo dare, tornando anche a quello che ha detto Giovanni Tripepi? L'inquinamento, la presenza di molte persone vicine tra loro nell'area metropolitana di New York e situazioni intermedie che sono spiegate esattamente da quelle variabili che Giovanni Tripepi in parte vi ha chiarito, cioè l'inquinamento, la vicinanza delle persone, quello che gli americani dicono il pendolarismo, che è quello che forse ha provocato l'estensione dell'infezione anche al centro-sud della seconda ondata in Italia. Ecco, quindi professor Plebani, per concludere, visto che il tempo come sempre è tiranno, quanto può incidere, diciamo così, il saper contare bene, e mi passi questo termine anche se non è scientifico, ma contare bene i numeri della pandemia per poter arginare e conoscere meglio la pandemia? Brevemente. È essenziale, e questo che ho cercato di dimostrare, anche se le ultime diapositive devo tralasciarle, e ci dice semplicemente che noi abbiamo a disposizione vari metodi oggi per capire qual è l'evoluzione della pandemia e qual è la prevalenza. In questo momento sento poco parlare, per esempio, dell'indagine sierologica, che pure in Italia è stata fatta, anche se male, perché c'è stata una scarsa adesione da parte della popolazione, perché non è stato spiegato abbastanza bene a cosa servisse, così come non è stato spiegato bene a cosa serva l'app Immuni e come deve essere utilizzata in modo solidale,
Quindi il problema oggi è che di fronte a questi numeri noi dobbiamo avere dei modelli di interpretazione, e questi modelli di interpretazione che sono affidati agli scienziati devono essere spiegati però a tutti quanti noi. In poche parole, se avessimo spiegato bene i numeri e avessimo spiegato bene le modalità dell'andamento e della seconda ondata anche questa primavera estate, molto probabilmente i fenomeni che abbiamo visto e che continuiamo a vedere, che sono sicuramente da eliminare, non sarebbero avvenuti, perché io credo che il problema sia la comunicazione e il fatto che molto più di una multa serva il senso di responsabilità di far capire a ciascuno che se poi il contagiato è suo fratello, sua sorella, sua nonna o sua mamma, beh, questo allora non diventa più, come dire, solo un sentimento vago, diventa la protezione di chi vuoi bene, di coloro a cui vuoi bene e in generale di tutta la comunità alla quale noi dobbiamo essere, con la quale dobbiamo essere solidali. Ecco, in questo momento pertanto noi abbiamo vari metodi diagnostici, siamo partiti dal tampone, ormai tutti conoscono, il molecolare, vi ho fatto cercare di capire qual è la tecnica di superamento forse o di integrazione. Non posso finire senza dire quello che abbiamo fatto a Padova, specialmente per i dipendenti dell'università. Noi abbiamo sostituito il tampone nasofaringeo con un prelievo salivare, cosa che si può fare nel proprio bagno, senza possibilità di contagio, senza possibilità quindi di inquinamento, senza necessità di protezioni individuali tranne l'igienizzazione delle mani, e abbiamo dei risultati che sono assolutamente probanti, il fatto che c'è un'accuratezza diagnostica paragonabile a quella del tampone nasofaringeo. Ecco, molto spero bene. Il cosiddetto tampone salivare si possa estendere, perché il modello dovrebbe andare sul territorio. Io ho già proposto che, per esempio, se pensassimo non solo alle scuole, ma se pensassimo anche all'home care, al fatto che a casa si può prelevare raccogliere questa saliva, trovare il modo che dei contenitori siano posizionati nelle farmacie, certo, ad esempio, ci sia un giro di raccolta, ebbene questo determinerebbe la fine di le code ai drive-in che abbiamo visto in qualche parte del nostro paese, che sono semplicemente vergognose. Benissimo, diciamo allora in estrema sintesi, conclusione, siamo proprio sul filo di lana, che serve una maggiore comprensione dei dati. I dati, i numeri sono decisivi per poter monitorare, non solo monitorare la pandemia, ma trovare delle soluzioni. Abbiamo scoperto i nuovi concetti di distanza grazie al dottor Giovanni Trepeppi, che ringrazio ancora per la disponibilità e averci fatto questa bellissima illustrazione del concetto di distanza, che è fondamentale non solo dal punto di vista sociale, ma per capire proprio l'origine e l'evoluzione della pandemia, e quindi uno strumento necessario per poterla contenere. Grazie moltissime al professor Plebani per il suo contributo. Noi ringraziamo anche tutti coloro che si sono collegati e lasciamo naturalmente spazio a chi viene dopo di noi. Grazie a tutti e buona domenica. Grazie, buona domenica. Ciao Giovanni. Grazie, arrivederci. Ciao, arrivederci. Ciao Mario. Ciao. Ciao.